potuto partecipare a questi incontri, diciamo, in veste duplice. Prima un po' da presidente del gruppo, perché comunque come Ragni abbiamo la fortuna di sostenere un'iniziativa per gli ipovedenti, per i ragazzini ipovedenti da 6 a 17 anni che vogliono avvicinarsi all'arrampicata nella nostra palestra che abbiamo in gestione, e quindi questa è già un'iniziativa in questo senso. E poi come alpinista, soprattutto, diciamo che sono stato invitato più come alpinista, avevo un po' il compito di portare la testimonianza del mondo alpinistico e di chi fa questa cosa come professione rispetto a una tematica che può sembrare così lontana come la montagna terapia. In realtà io quello che vedo e che penso è che gli alpinisti, seppur nella loro attività siano di fatto delle persone egoiste, quando si tratta di muoversi verso queste tematiche, di tendere una mano verso gli altri, sono uniti, cioè c'è una volontà forte. E questo è per dire che noi come alpinisti, il mondo alpinistico è pronto a recepire e a ricevere qualcosa e a dare il nostro supporto per quanto possiamo a iniziative di questo tipo, che ovviamente devono essere messe in piedi dal CAI, da altri, però noi per quello che possiamo siamo pronti a dare una mano. Sono appena entrato a far parte di Carpos e devo dire che questa azienda penso che sia in linea, diciamo, col mio ideale, il mio modo di fare alpinismo. Subito quando ho conosciuto Manrico Dell'Agnola mi ha detto della volontà di fare un alpinismo pulito, esplorativo, che vada al di là degli obiettivi più conosciuti, che, diciamo, dove è importante la componente umana e di sfida ad armi pari con la montagna che tu stai scalando. E diciamo che avere a che fare con una persona come Manrico, come Maurizio Giordani, che per me è stato un grande dell'alpinismo, sono stati dei fattori comunque che hanno dato il più a questa azienda rispetto ad altre. E poi diciamo, i miei progetti penso che vadano di pari passo con questa filosofia, perché io sono sempre alla ricerca di obiettivi nuovi, dove, diciamo, molto spesso magari la parte alpinistica è importantissima perché è centrale, però la dimensione della sfida è più ampia e ti permette di confrontarti con il territorio e con la natura e con tutto quello che le sta intorno, come quando ho fatto le spedizioni con i kayak e cose di questo genere.